Nella vita e nella morte rendiamo gloria. Ehi, non puoi stare qui, è pericoloso. Ma che diavolo? Ehi, mi hai sentito? Sei tu il padre della bambina. Bambina? Aspetta, parli di Rose. Lei è qui. Rose, sì. È in grave pericolo. Da quando madre Miranda l'ha portata al villaggio è calata l'oscurità. Di che stai parlando? Di quei mostri? La campana del castello annuncia il pericolo. Arrivano! No, ferma! Dov'è Rose? Chi è madre Miranda? La campana ci ha avvertito. Stanno tornando di nuovo. Rose è qui. Merda! Papà, c'è qualcuno! Chiudi la porta! Ti prego! Ehi, cosa ci fai qui? Stai indietro! Ti prego, non farci del male! Ehi, tranquillo, non vi farò del male!
Sono felice di vedere persone normali. Ci sono altri sopravvissuti? No. Sono tutti a casa di Luisa. Ma lei non risponde, il cancello è chiuso. Stai zitta! Non è uno di noi. Qui siamo troppo esposti. Lui ce la fa a camminare. No! Uno dei mostri l'ha ferito! Ha perso molto sangue! Dobbiamo entrare in casa di lui! Shh, piano! Troveremo un modo. Restate qui, in silenzio. Cerco un modo per aprire il cancello. Resisti, papà. Andiamo, via libera. Presto, presto. Te la sei presa comoda. Non c'è di che. Non è abituato a dipendere dagli altri. Perdonalo. Qui saremo al sicuro, vero? Sempre meglio che là fuori, questo è certo. Ehi, hai idea di che cosa stia succedendo? Tutto questo non ha senso. Madre Miranda ci ha sempre protetto, ma adesso... Non risponde nessuno. Vieni. Padre! Aiutami. Dobbiamo entrare subito. Salve! C'è nessuno? Forse una voce conosciuta. Luisa! Apri, sono io, Elena! Basta gridare. Attirerai quei mostri. Julian, stai calmo. Lui chi è? È un amico. Stai indietro. Padre! Santo cielo, Julian, facci entrare. No, il sangue li attirerà, è pericoloso. Ma mio padre morirà qua fuori. Non è un problema mio. Che cosa succede? Questa gente vuole far entrare un moribondo in casa. Quelli che chiami questa gente sono nostri amici. Avanti, entrate qui. Prego, di qua. Non sei di questo villaggio? No. Sono Ethan. Julian, renditi utile e controlla i dintorni. Ho detto vai! Beh, se Elena si fida, mi fido anch'io. Entra pure, Ethan. Aspetta qui, vado a parlare agli altri. Di qua. Entra pure, ti stanno aspettando. Che cazzo succede? Uno straniero, vuoi farci ammazzare tutto? Calmati, Anton. Ha aiutato Leonardo ed Elena.
Non avevamo bisogno del suo aiuto. Prego, Ethan. Accomodati. Siete soltanto voi, in tutto il villaggio. Soltanto noi. Soltanto noi. Non c'è nessun altro! Un inutile... invalido! Stupida... troia... legnosa! E tu? Fai entrare un uomo ferito e uno straniero come se niente fosse! E pensi che siamo al sicuro? Nessuno è al sicuro! Quei poveri stronzi lì fuori sono stati squartati! E domani... domani saremo tutti morti. Come il suo cazzo di marito! E tappati la bocca, Roxana! Ora basta! Questa casa ha protetto la mia famiglia per molte generazioni. E ubriachi o meno, qui siete i benvenuti. E siete tutti al sicuro. Come vuoi. Qualcuno può dirmi, per favore, che diavolo sta succedendo? Non lo sappiamo. È sempre stato un villaggio tranquillo, devoto, ma... all'improvviso i mostri ci hanno attaccato. E poi non si sono più fermati. Aspetta, Luisa. Dov'è tuo marito? Non sarà... No. No, lui è fuori... da qualche parte. A cercare aiuto. Sì, sì, ecco. Ecco tutto. È in cerca di soccorsi. Preghiamo. Per lui. Per tutti noi. Buona idea. Venite. Tutti. O altissimi, ascoltateci. Le nostre voci sono unite in preghiera. Noi vi invochiamo, persi in tempere eterne, perché ci affiatiate mani dei mani del fato, mentre la luna di mezzanotte si innalza su ali nere. Compiamo questo sacrificio nell'attesa di vedere la luce nella vita e nella morte. Prendiamo gloria, madre Miranda. Bene, il tè sarà pronto. Elena, mi aiuti, per favore. La preghiera l'ho già sentita da una donna anziana al cimitero. La vecchia strega. Quella stronza è matta proprio come un cavallo. Ma la sua devozione non è insensata. E spero che serva a proteggerla. E che protegga anche noi. Cosa stai facendo? Leonardo, che succede? Ti senti bene? Lasciami andare! Oddio! No! Dobbiamo scappare! Lascialo andare! Elena! Adesso basta! Oh mio Dio! Mi dispiace, padre! Ehi! Ormai non era più tuo padre! Hai fatto la cosa giusta! Elena, no! Non puoi fare più nulla! Papà! Questo posto sta cadendo a pezzi! Era già perduto. Non avresti potuto salvarlo. Lasciami stare. No, ne usciremo vivi. Insieme. Devo uscire di qui.
Cazzo, le fiamme si propagano in fretta. Che cosa vuoi fare? Stai indietro. Con questa possiamo scappare. Fammi provare di nuovo. Il fuoco. Non abbiamo più tempo. Possiamo solo salire. Aggrappati. Presto. Muoviamoci. Tranquilla. E non respirare il fumo. Lo so. Grazie, Ethan. Sei gentile. Spero che la tua famiglia stia bene. Lo spero anch'io. Forse una volta fuori potrete incontrarvi. Andiamo. Reggerà. Ecco, c'è una via d'uscita. Grazie a Dio. Ma che faremo? Il villaggio è infestato dai mostri! Non possiamo combatterli, sono troppi! Ehi! Ehi, non dire così! Troveremo un rifugio sicuro per te mentre cerco mia figlia! Credo che si trovi in quel vecchio castello! No! Laggiù non troverei altro che sangue e morte! E io non voglio restare sola! Padre! Elena, no! Non è lui! Non lo è più! Ha detto il mio nome! Padre! No, è pericoloso! Ciao! Resta lì! Coraggio! Dammi la mano! Ethan, vai! Salva tua figlia! Elena, non parlare! Aggrappati a me! Tornazione! Perché muoiono sempre tutti? Io non ce la posso fare. Non riesco a capire. Questo posto è fottuto. Perché cazzo sta succedendo ancora? Oh, merda!
Che succede? Basta! Madre Miranda! Ehi! Ma chi... Chi era? La morte, sì. La morte è giunta per tutti loro. Immagino porti al castello. Altro che sangue e morte. As the midnight moon rises on black wings, we await the light at the end. In life and in death, glory to Mother Miranda. You're whining. We're almost there. Rose, where are you? Hello. If there are any survivors out there, come to my... to Louisa's house near the fields. Long, long ago. Oh, no. They're coming. Who is? What the hell was that? Stop shouting. You'll draw the monsters. Tell me what is going on around here. It doesn't make any sense. Mother Miranda has always protected us. You escaped my little brother's idiot games, did you? Let's see how special you are. All that's left? From your entire village? All that's left? There is no one left! We can bust out with this. Lycans and gentlemen, we thank you for waiting. And now let the games begin! There is no safe! Every sorry bastard out there has been ripped in half! Tomorrow we'll all be dead. No, let me go! Chris? What the hell? Why? Ethan Winters. Ethan Winters. Mr. Winters. Ethan Winters. Ethan. Poor Ethan. Ethan Winters. Welcome.
to say, I'm surprised you made it this far. It'd be a shame if something happened to you now. You killed Mia. Now do me and finish the job.